Ciao a tutti, finalmente oggi sto bene, non ho più niente, spero che comunque mi è passato definitivamente questo mal di denti. E niente, vi volevo mostrare come realizzare i biscotti di frolla montata. Io utilizzerò la ricetta di mia zia che prevede il lievito, ma vengono buonissimi con la planetaria. Li sto preparando per mia cugina che ora fa a breve il compleanno. Ogni volta mi finisce sempre così, con questo caldo, a preparare questi dannati biscotti. Comunque, adesso vi elenco gli ingredienti e non vi faccio vedere più, logicamente, per far vedere più la planetaria e gli ingredienti. Per realizzare vi servirà 1 kg di farina, 375 g di burro a pomata. Io l'ho fatto a pomata nel Bimby. Poi vi occorrerà 375 g di margarina. Io comunque metto metà e metà perché secondo me il biscotto viene molto pesante, tutto burro. Scusate, una bustina di lievito per dolci, l'estratto vaniglia, un pizzico di sale e 300 g di zucchero che io ho fatto a velo sempre nel Bimby, non l'ho comprato pronto. Allora, cosa vi occorrerà fare per prima? Prima di tutto, mettiamo nella ciotola della planetaria tutto il burro, tutta la margarina. Ah, scusate, dimenticavo, io utilizzo un solo uovo in questa ricetta, non come fanno alcuni. Vi ripeto, la ricetta me l'ha data mia zia, quindi non so. A me comunque mi piace molto questo biscotto, viene molto friabile. Inserite anche tutto lo zucchero. Montiamo la frusta cappa. Io utilizzo direttamente la frusta cappa perché comunque già il burro è a crema fatto. Se voi lo lasciate a temperatura ambiente non c'è bisogno che mettete questa frusta normale. Quindi cominciamo a lavorare a velocità bassa, e prima bassa assorbiamo lo zucchero e poi a velocità 2, così. Questo già è diventata una crema perché logicamente già il burro e la margherina erano molto morbidi, molto morbidi. Appena otterrete questa consistenza la staccate così perfettamente. Aggiungiamo l'estratto vaniglia, mezzo cucchiaio, l'uovo sbattuto, lavorate ancora a bassa velocità. Arrivare sempre alla velocità 2. Portate tutto sempre sul fondo della planetà, della ciotola, così, e aggiungiamo tutta la farina. Io consiglio di setacciarla, mi raccomando. Nello stesso tempo setacciate anche la bustina di lievito. Così. Se rimangono dei granelli, passate il ditino. E infine aggiungete qualche pizzico di sale. Agganciate nuovamente. Lavorate a bassa velocità prima, altrimenti la farina arriva alle stelle. Piano piano. Man mano aumentate fino ad arrivare alla velocità 3. Questo è quello che dovrete ottenere. Guardate, fantastico, morbido morbido.
riempite la sacca a poche e cominciate a creare biscottini a vostro piacere. Cominciamo per esempio con le classiche. Con qualcuno creiamo delle ciambelline, così, molto delicatamente. La prima mi è venuta una schifezza, ma io sono sempre così. Piano piano. Con qualcuno fate questo movimento. Mi sto improvvisando adesso, quindi... Altre li facciamo così. Decorate queste qui con una ciliegina candita. Quindi ponete la teglia con i biscotti per almeno 30 minuti in frigo prima di infornare, altrimenti si appiattiranno totalmente. Infornate i vostri biscotti a 180 gradi, forno precedentemente preriscaldato statico, per 10-12 minuti. Dopo che si saranno raffreddati, prendiamo quelli là semplici e li intingiamo nel cioccolato. Decorate a piacere, potete mettere, scusate, della granella di nocciole, così, e un pezzo di biscotto, o altrimenti nella granella di pistacchi, o ancora, se volete, nella farina di pistacchi. Ecco il mio vassoietto di biscotti, già un paio me ne sono mangiati, infatti mancano quelli senza cioccolato e senza niente che io adoro, i cerchietti. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, io vi lascio e alla prossima, un bacio a tutti!